Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è martedì, è primo allenamento della settimana dopo essermi dovuta fermare a causa del dolore al piede. Facciamo un pochino il punto della situazione. Al momento mi sto un po' riscaldando, camminando, e devo dire che il fastidio al piede c'è ancora. Quello che voglio fare oggi è fare un piccolo test, vedere se correndoci, magari alternando la corsa alla camminata, mi continua a fare male, o se magari è una questione di dover aspettare che si riscaldi per essere poi tutto ok. Diciamo che questa volta la situazione la vedo un po' diversa, perché è un punto che non mi ha mai fatto male e che non riesco a capire se è collegato al polpaccio o meno. Non so, vedremo un attimino come andrà, anche perché avevo proprio voglia di uscire a fare una corsetta, una camminata. Ora vediamo cosa ne esce fuori. Poi, altra cosa che sulla quale volevo aggiornarvi è il Prime Day, i Prime Days, anzi, perché se non erro stato ieri e oggi Prime Day, ho trovato un'offerta interessante su una serie di pistole massaggianti che in questo periodo stanno andando tanto in voga tra i runners e non solo, gli atleti in generale, e vorrei provarla perché ho visto un mesetto fa un video di Simone Luciani, Esco a Correre si chiama il suo canale, dove parlava appunto della pistola massaggiante e di come la utilizzava lui. Quindi specificava proprio quali erano effettivamente i benefici, ovviamente attenzionando determinate cose che comunque competono a fisioterapisti e medici. È chiaro che se hai un dolore persistente non lo puoi risolvere con una pistola massaggiante, se non è una contrattura o qualcosa di superficiale, e quindi vediamo un pochino come va, anche perché ero interessata a fare un acquisto durante il Prime Day, volevo proprio partecipare e quindi ne ho approfittato. Ok, allora adesso vediamo un pochino cosa combino, e per voi sarà adesso, per me sarà tra un po', vi aggiorno. Allora ragazzi, aggiornamento in corso d'opera. Diciamo che è più una camminata che una corsa. Mi sta bene assolutamente, perché ancora non ci siamo. Ovviamente da programma oggi mi sarebbero toccati 8 km, ma è chiaro che non si possono fare, quindi mi sto limitando a fare 5 km misti tra corsa e camminata. Ho fatto praticamente il primo chilometro tutto di corsa, poi mi sono fermata perché mi sono resa conto che stavo correndo sul dolore. Quindi ora che sto camminando e ogni tanto faccio un paio di minuti di corsa, piano piano il dolore si sta affievolendo. Però ovviamente si affievolisce perché sono ancora a caldo. Poi appena mi fermerò succederà come tutte le altre volte, cioè morirò dal dolore.
cioè, o meglio, morirò dal dolore, no, però avrò un dolore abbastanza forte. E credo proprio che mi rivolgerò a un fisioterapista, perché non mi va di rovinare tutto quello che ho fatto in questi mesi. Fortuna che ancora sono ferma al programma da 8-10 km e non ho iniziato, e non ho ancora iniziato l'interval training, eccetera, eccetera. Perché sarei stata veramente molto triste. A questo punto io direi che probabilmente le prossime uscite, in base anche a come mi sentirò quando avrò finito oggi, saranno come questa, quindi corsa intervallata a camminata. Cercherò di fare un 5-6 km massimo per evitare di sforzarlo troppo, che già 8 km per un dolore di questo tipo sono troppi. E vediamo un pochino come va. Adesso che sto camminando sento un leggerissimo fastidio, ma sono sicura che se corro e mi fermo ci sarà di nuovo. Adesso io vi pongo questo quesito: voi in casi come questi come vi comportate? Perché io mi rendo conto che ancora non ho la criticità, il senso critico per capire se è una cosa seria oppure se è una cosa passeggera. Cioè non ho ancora questa capacità di distinguere le due cose. Siccome l'incompetenza e l'ignoranza non portano mai cose buone, io preferisco andarci cauta. Anche perché, come vi dicevo, io lo faccio per divertimento, quindi non voglio che si trasformi né in un lavoro né in una cosa che mi deve, tra virgolette, rovinare le giornate. Quindi sarebbe interessante capire qual è il vostro approccio agli infortuni. Fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra situazione. Io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi invito a lasciare un mi piace, così da sapere se vi siete divertiti o meno. E iscrivervi se vi va. Ciao!